46 per lo storico invernale Golfo del Tiguglio, l'edizione della ripartenza, 3 mesi di confronti in acqua, tanti weekend e soprattutto spettacolo assicurato da un livello che è cresciuto parecchio. Certamente sì, sono ben 4 mesi perché noi finiamo a metà febbraio, quindi cominciamo a novembre. Abbiamo un mese circa di riposo proprio per consentire ai regatanti di portare la moglie in montagna, a sciare e quant'altro. Sì, la formula è sempre quella, 3 manche su 2 weekend ciascuna, e abbiamo visto che è stata una scelta azzeccata. E quindi quest'anno la ripetiamo. Abbiamo ovviamente aspettato un anno perché purtroppo anche le regate sono state colpite dal Covid, però partiamo più forti di prima. Abbiamo quest'anno tanti iscritti, sono imbarcazioni molto tecniche, molto ben gestite, sia da un punto di vista di equipaggi che di vele e quant'altro. Sono tutte reduci da circuiti di regate nel Mediterraneo importantissimi, il campionato italiano, la Medersea Race, la Coppa del Re, la Voile de Saint-Tropez, quindi barche che hanno preso parte a dei circuiti veramente validi. E questo ci consente di dire che se hanno scelto di venire nel Tiguglio, chiaramente è perché noi gestiamo le regate da un punto di vista tecnico molto, molto avanzato. Tenete presente che, per esempio, uno Swan 45 abitualmente sta in Adriatico, lui è del circolo velico della Vernate, però quest'anno ha scelto di venire a fare il campionato invernale qua da noi. Poi ci sono barche provenienti da Genova, dalla Spezia, insomma, siamo veramente molto contenti per questo motivo. Ci sono anche partecipanti storici che anno dopo anno rinnovano la propria fedeltà a questo invernale. Beh, sì, ieri ho chiamato l'armatore di Kestress, addirittura lui si era dimenticato di fare l'iscrizione, ovviamente si è iscritto, Kestress è una delle barche che nelle ultime edizioni ha vinto quasi tutto, quest'anno avrà più difficoltà perché mi aspetto che dovrà incontrarsi con delle barche, come dicevo, molto competitive e quindi per lui sarà molto più difficile riuscire a vincere tutto come ha fatto. Importante il sostegno dei partner, a iniziare dal porto di Lavagna che ospita tutti gli equipaggi in arrivo da fuori Tivoli. Beh sì, Porto di Lavagna quest'anno veramente ne ospita pochini. Purtroppo c'è una concomitanza circa i lavori di ripristino di un pontile, che purtroppo li obbliga a spostare le barche ormeggiate su quel pontile nella zona dove normalmente noi abbiamo la disponibilità. Però la richiesta è stata altrettanto abbastanza contenuta, quindi diciamo che tutto sommato abbiamo risolto il problema. Lavagna per noi è un partner eccezionale, Lavagna parlo del porto turistico di Lavagna e quindi dal porto di Lavagna S.p.A. È un partner eccezionale, sempre sensibile a queste manifestazioni e quindi non devo ringraziarlo in modo assoluto. Poi non abbiamo solo la Porto di Lavagna, come tutti sanno, anche quest'anno la Quantum 6 rappresentata qui da un nostro amico Vittorio D'Albertas è anche quest'anno un nostro supporter e siamo partiti con lui da tantissimi anni, oramai è diventata quasi una normalità averlo con noi. Tra poco arriverà il rappresentante della Grondona, nota ditta di prodotti, come si può dire, dolciari, si può dire, ecco. Che ci farà assaggiare il famoso
ciambellone di Natale. Quindi anche alla Grondona, Gianni Castellaro, dobbiamo solo che ringraziarlo per il supporto che ci dà. Non solo quindi una manifestazione agonistica, ma anche un evento che costituisce la valorizzazione del Tiguglio, di tanti esercizi commerciali in un periodo chiaramente di bassa stagione. La Vela conferma il suo supporto all'indotto del territorio. Beh sì, come ho avuto modo di dire tante volte, questa attività coinvolge, cioè crea un indotto notevole sia per quanto attiene i ristoranti che gli alberghi, perché tantissimi equipaggi si muovono da fuori zona, da fuori Tiguglio, e quindi il venerdì sera già sono qui e hanno bisogno di dormire e di mangiare, sabato lo stesso. Quindi credo che sotto questo aspetto è una delle attività invernali più sentite da tutti questi operatori turistici che sono appunto albergatori e ristoratori. Ecco, una curiosità, abbiamo detto 30-35 equipaggi al via su 6 weekend per 3 manche, diciamo, provenienti con equipaggi provenienti da Ravenna, Sardegna, Forte dei Marmi, sì, mi sembra, sì, e quant'altro. Sì. Ecco, oltre che Stress, storica Vela presente? Beh, abbiamo Area di Burrasca, abbiamo Freelance, abbiamo delle barche che abitualmente regatano nel Tiguglio e sono armatori, soci dei circoli qua che del Tiguglio, tanti sono dello Yacht Club Italiano. Quindi diciamo che cerchiamo di concentrare qua gli interessi velici di tanti armatori che vogliono fare delle regate sulle boe, perché una delle cose che non abbiamo forse mai detto, comunque io non ho mai detto, è quella che una volta noi qui avevamo 90-100 imbarcazioni partecipanti, quando però in Liguria le regate, i campionati invernali erano solo due, cioè quello del Tiguglio e quello di Sanremo. Quindi gli armatori dovevano scegliere se andare a Sanremo o venire qua da noi, e quindi ci si divideva il parco barche. Adesso ci sono almeno 5 campionati invernali e ovviamente gli armatori fanno quello diciamo più vicino a loro come porto d'armamento, quindi tutti quanti abbiamo diminuito il numero dei partecipanti. Però noi, torno a ripetermi, però ci tengo, noi abbiamo un bel livello tecnico e questa è la cosa che ci fa molto piacere.